Sì, non nego che sono molto provato, nel senso che questo è un attraversamento pedonale che io, come tante altre mamme e papà, attraversiamo regolarmente con i passeggini e con i bimbi magari per mano. E questo è un problema purtroppo in realtà risaputo da tanti anni. E ricordo purtroppo dai racconti di mio padre che nel 1969 mia nonna venne proprio investita con la sorella e uccisa proprio in questo tratto, 100 metri più avanti. E quindi è un problema ben risaputo ed è drammatico come oggi possa accadere ancora queste cose qua. Vedete, alle mie spalle c'è un nuovo grande supermercato. Ecco, allora io mi chiedo, non era possibile negli oneri di urbanizzazione stabilire degli attraversamenti, far mettere delle risorse importanti per risolvere il problema degli attraversamenti pedonali? Non era possibile per l'amministrazione provare quantomeno a farsi fare, no, come si dice in gergo, un bel attraversamento sopraelevato o qualcosa cioè, desse la possibilità di collegare due quartieri altamente abitati e con dei parchi pubblici nelle vicinanze? Invece sapete qual è stato l'onere di urbanizzazione? Mi spiace far polemica, però va detta questa cosa qua. Un'area cani vicino al supermercato. C'è bisogno delle aree cani indubbiamente, ma ce n'è un'altra a 50 metri da qua. Forse quelle risorse era meglio ed era meglio per tutti stanziarle per un attraversamento pedonale in sicurezza.